cominciamo parlando di bellezza, perché mai come in quest'epoca la bellezza è protagonista della nostra società. La ricerca del bello su noi stessi e nelle cose che ci circondano è diventata quasi un'ossessione. Don Giuliano Zanchi fa un'interessante riflessione su questo aspetto nel suo saggio La bellezza complice, cosmesi come forma del mondo. Lo abbiamo intervistato. Il punto di partenza è stato questa constatazione, cioè non c'è mai stato un mondo così bello come il nostro. Non che manchino aspetti negativi nel nostro mondo e zone, diciamo, lasciate nell'incuria, questo no. Però certamente non c'è civiltà come la nostra che sia stata, come dire, luogo di una cura della forma, di una cura estetica su qualsiasi cosa così meticolosa e così diffusa, no? Oggi tutto è veramente bello, dalle unghie delle signore al manico del cucchiaino del caffè che viene disegnato. E mi sono chiesto se questa estetizzazione generale della realtà centrasse qualche cosa con un altro fenomeno, un'altra caratteristica tipica del nostro modo di vivere, della nostra cultura, che è il disincanto del mondo. Cioè, disincanto del mondo vuol dire, un'espressione di Weber, poi rilanciata da Marco G., ma vuol dire sostanzialmente che il mondo si è sostanzialmente privato dell'incantesimo, delle spiegazioni trascendenti, cioè delle religioni, no? Dell'idea di Dio, il che non vuol dire che individualmente ciascuno possa ancora avere una fede, aderire a una religione. Significa che la cultura generale in realtà è diventata agnostica, no? Non contempla, contempla questa idea al massimo come una scelta personale. Mi sono chiesto se tra queste due cose ci fosse un rapporto e mi sono detto di sì. Cioè, la bellezza è un artificio attraverso il quale noi, come dire, vestiamo questo corpo nudo, no? Di un mondo e di una umanità che non ha più certezze, non ha più narrative, non ha più una trascendenza, non ha più un Dio, non ha più un senso, no? La verità è brutta, di Nietzsche, significa non c'è un senso a questa vita, no? Siamo semplicemente frutto della materia e come siamo venuti dal nulla, andremo verso il nulla. Per vestire, per dare un senso a ciò che non lo ha, noi abbiamo appunto l'estetica, cioè la bellezza. Visto che un senso noi non ce lo abbiamo, ci troviamo costretti a costruircelo, cioè a farcelo da noi. E già che ci siamo, lo facciamo bello. Tu per vestire questa tua tesi hai usato anche molte immagini provenienti dalla pubblicità. Una pubblicità mi ha colpito molto, quella che tu hai fotografato di una zebra che si veste da leopardo e si guarda davanti a uno specchio compiaciuta. La pubblicità era corredata di una frase emblematica, cioè tutto per tutti. Che non c'è niente, come dire, di più perfetto di questa frase per dire appunto qual è la logica che regola la nostra vita e che la logica dei consumi appunto soccorre in ogni dettaglio appunto della nostra vita, cioè l'idea che noi, il nostro modo di costruire la nostra stessa identità e quindi il senso che diamo alla nostra vita è proprio un compito di costruzione estetica, cioè la costruiamo esattamente in rapporto a ciò che acquistiamo e attraverso ciò che quello che noi acquistiamo può fare di noi, cambiando la nostra stessa natura. Cioè, questa cosa della zebra che si sente leopardo, appunto, dice bene di quanto ciascuno di noi oramai è nelle possibilità e anche nel desiderio di plasmare se stesso veramente ribaltando tutti i criteri, no, di ciò che una volta abbiamo chiamato la natura di ciascuno e che adesso dobbiamo mettere tra virgolette, perché in realtà quello che siamo ce lo inventiamo noi. Ti fa ridere? No, niente, ecco, solo che quelle due cinture mi sembrano esattamente identiche. Cioè, io sto ancora imparando tutto di questa roba, allora... Di questa roba? Oddio. Oh, ma certo, ho capito. Tu pensi che questo non abbia nulla a che vedere con te? Tu apri il tuo armadio e scegli, non lo so, quel maglioncino azzurro infeltrito, per esempio, perché vuoi gridare al mondo che ti prendi troppo sul serio per curarti di cosa ti metti addosso. Ma quello che non sai è che quel maglioncino non è semplicemente azzurro, non è
turchese, non è lapise, è effettivamente ceruleo. E sei anche allegramente inconsapevole del fatto che nel 2002 Oscar de la Renta ha realizzato una collezione di gonne cerulee e poi è stato Yves Saint Laurent, se non sbaglio, a proporre delle giacche militari color ceruleo. Poi il ceruleo è rapidamente comparso nelle collezioni di 8 diversi stilisti. Dopodiché è arrivato poco a poco nei grandi magazzini e alla fine si è infiltrato in qualche tragico angolo casual, dove tu evidentemente l'hai pescato nel cesto delle occasioni. Tuttavia quell'azzurro rappresenta milioni di dollari e innumerevoli posti di lavoro, e siamo al limite del comico quando penso che tu sia convinta di aver fatto una scelta fuori dalle proposte della moda. Quindi in effetti indossi un golfino che è stato selezionato per te dalle persone qui presenti in mezzo a una pila di roba. Sì, è il famoso monologo del ceruleo che nel film viene dalla bocca di Miranda Priestley, che è interpretata da Meryl Streep, e che appunto la scena è di questa stagista che ride di alcune discussioni sulla moda che lei ritiene frivole, e invece in questo monologo le viene spiegato come anche la sua scelta, no, di un capo di vestiario casual, e quindi che viene ritenuto senza importanza per darsi importanza nel senso di essere fuori dalla logica delle mode, in realtà è come dire l'ultimo anello di una catena che in realtà è partita ancora, no, dai meccanismi primari di questa logica della moda. Se l'avessi scritto adesso, oppure dopo quello che è accaduto, pensi che lo sguardo tuo su questo argomento potrebbe essere stato diverso? In questa pandemia noi abbiamo fatto esperienza del tragico così come non la facevamo da tanto tempo, no? C'è la morte che entra come nel Medioevo, no? Nel pieno della nostra società. Però non credo che questo farà in modo, come dire, che cambierà totalmente appunto la strutturazione culturale nella quale ci trovavamo prima. E quindi in fondo l'avrei scritto sostanzialmente ancora così.